guardate com'è bello questo sushi, è lui che mangia i noodles, guardate quanto è bravo, bravo amore, zucca tutto, siamo pronti amore, mio amore già sta mangiando, yeah, iniziamo, ci sono pure i ravioli, a tartarro, cosa, ma come si chiama questo qua, guardate, ha già visto cose cetrioloni, guardate come sono grandi, l'ho preso da Lidl, Lidl, amore sei pronto? Vai, cominciamo a mangiare, chiede l'acqua. No, io l'acqua. Devi L'ho messa bere. là, proprio l'acqua. Da là la tua. Ciao Questa è mia. Ragazze! Ciao ragazzi, ciao bimbi, ciao bimbe, Eccoci ciao a in un tutti, nuovo ciao mamme, video ciao papà, ciao nonni, ciao mukbang. nonne. Nuovo video mukbang sushi, ragazze. La prima cosa, ma già è una bella orologio, mi sa moltissimo, ma ormai mi sta moltissimo. Comunque, guardate qua, abbiamo anche una special guest, Una creatura appena i sfornata. cetriolini, guardate com'è Ah, ma a grande. te ti piace il cetrolone? Vabbè, la tagliamo questa, lo mettiamo in Tagliamo. mezzo, poi ci Una sapia mettiamo gente. abbiamo la salsa piccante, Ante. l'edamame, gli Amame. wakame, i ravioli, tutto, farò anche qualche video. Mi raccomando, seguitemi su TikTok perché là veramente ci divertiamo un mondo e io farò anche nel mentre qualche video su TikTok. C'è lui che fa i gesti nel frattempo. Brava, Vabbè, Dani, brava. qua c'ho le vostre domande che mi avete lasciato su IG, così rispondiamo. Partiamo? Sì. Schio Non è tanta casa, sì. Allora, facciamo la miniatura. Daniel, vai. Bravo. Veloce? Vai, prendi in mano. Quindi in mano ho preso, mo. Andiamo! Anche No, Dani, anche Dani. qui. Anche Abbassa Dani. un po', abbassa un po'. Dani, abbassa un poco. Ok, bravo Daniel! Lui fa tutto quello che facciamo noi, dovete sapere, vabbè. Buon Buon appetito! appetito! Allora, facciamo prima il morso insieme questo, mo. Questo. Qua. Sto qua a Futomaki. Ovviamente c'ho anche la salsina piccante perché non Bravo. posso vivere senza. Rispondiamo alle domande. Vai. Prossima vacanza in vista, destinazione? In vista Dove? a Licola, Licola Mare, Amo! Ischitella, le sette perle, Il mio Ischitella, compleanno? Barcaturo, No, il Licola. mio compleanno voglio fare come regalo, cioè come regalo non so che dovrebbe fare, il regalo dovresti fare tu secondo me, Ma il regalo non in si viaggio. decide, il regalo se quella persona vuole fare quel regalo, ragazzi, diteglielo anche voi, il regalo non si decide, Vorrei non lo puoi andare. decidere tu il No, regalo. amo. Sì. Dite ragazzi, messaggiate Carlita dei messaggi, i regali non si decidono. Anche lui fa. Tu quello che facciamo noi. Sono quelli per te. Amo, secondo me tu dovresti regalarmi questo viaggio perché ho questo desiderio di No. andare tutti quanti in viaggio. Tutti noi. Ma mi dispiace, non lo vedo più. Stiamo zitti la vita. Scrivetelo nei commenti e vorrei andare a un posto caldo, guardate Vicino a questo Terba Sifone. nigiri nigiri con la salsa di soia, dove ti piacerebbe andare? Vicino Andiamo, uffa. Come sto godendo? Bene, l'acqua. Un'altra domanda. Dai, quell'acqua mettila. Mi raccomando, ragazzi, se vi piacciono questi video, supportatemi con tanti like. Mettete ora like, amore, fai pure tu like, tutti like al video. Mettete Anche tutti quanti, Daniel. like. Like e commentate con le domande. Allora. Allora. Come vanno i tuoi rapporti con? No, 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 no. Non rispondo perché domande personali non mi fate arrabbiare. State sempre là a chiedere come inciuccio, vuoi tu inciuccia. Sono cose personali e non rispondo. Allora, chi ti piace del grande fratello di quest'anno? Amore, rispondi prima tu a questa Ma domanda. che sono questo grande fratello? Non Ah, io sono si è stronzati ne bega. Ah, non Mi è buono spiace. questo, Filadelfia e pistacchio.
A me, raga, mi piace Antonella, perché... Non mi piace la mamma di Antonella. No, vabbè, perché comunque è un influencer come me, quindi mi sento di supportarla. E poi mi piace Edoardo Tavassi, perché mi fa morire dalle risate. Tutti gli altri... Allora, vi devo dire la verità, ma dura troppo. Cioè, io quando l'avevo iniziato a guardare, non so, tanti mesi fa, era anche interessante. Ma chi sono questo? Ma poi dopo un po' è diventato, cioè raga, mamma mia, è troppo, ce la portano troppo per le lunghe. Da quanti mesi stanno? Da un anno? Ci mai sono fatti vecchio. Mi ha dato attenzione. Vero. Che ne pensi dei tatuaggi? Ti piacerebbero su di te? Secondo me ti staresti bene. Amo, tu che ne pensi dei tatuaggi? No, no, niente. Io c'è stato un periodo in cui volevo farmi dei tatuaggi. Ti sentirei sporco. Però sono contenta di non averne fatti, perché vedo un sacco la moda di adesso di rimuoverli. Ci sono nuovi. Perché comunque col tempo si scambiano. Poi, non so, questa idea di avere una cosa di permanente, di inchiostro sulla pelle, la vedo come una cosa di, sì, di sporco. Non so, parere personale. Poi su alcune persone stanno benissimo. E cioè, vi parlo su di me, perché poi alcune persone sono fighissime per i tatuaggi, però è una cosa mia, cioè io già dopo 2-3 giorni andrei in crisi e direi: ma non mo voglio lo ha, cioè non lo sopporto. E ecco perché non lo hai fatto. Allora, questa è una bella domanda e dobbiamo rispondere. Vai. Dobbiamo aggiornare il nostro pubblico su questa cosa. Oh amore, mi dai un po' di questa salsina? Salta. No, oh, voglio la tua. Salsina rosa. Non ne manco che c'è sempre maionese? No. Amo, ma lo stivo quando non ti mangio mangiato sushi. Comunque, ci aggiorni sulla nuova casa? Giustamente loro vogliono sapere, quindi noi diciamo tutta la verità come stanno le cose. Vai. Perché le persone vogliono sapere, hanno messo molto in ciuci su queste cose della nostra casa. Ragazzi, se fate un euro ciascuno, ci aiutate a pagare i lavori, perché abbiamo finito. Quelli si credono. Perché se c'è una bugia. Allora, non c'è nessun problema economico. Io saluto il mio amico Raffaele, che Raffaele... C'ha molti soldi. No, non c'ha molti soldi. È un ragazzo che... Ma chi amo? Aiuta a fare il lavoro a casa mia, per i saggi, per l'archeologia. E vuoi spiegare? E lui, la ragazza ti segue, cioè salutala. Ah, ti saluto, come si chiama? Come si chiama? Raffaele, fatemi un messaggio. Raffaele, la fidanzata di Raffaele. Bravo ragazzi. Perché? Tantissimi auguri, perché la ragazza è incinta. Andiamo, se non lo voleva far sapere a tutti, te l'hai detto. Vabbè, comunque, mi devo spiegare una cosa, perché... Molta gente è cattiva, insino, hanno insinuato che noi non avevamo i soldi per finire la casa. Ragazzi, ringraziando a Dio, abbiamo speso parecchio, sono quasi venuto, ma non siamo proprio le persone di non pagare e non fare. Quindi abbiamo pagato abbondantemente e profumatamente già da tanti anni. Prima, durante... Ma purtroppo c'è stato un problema molto grave, che è nata persona posto nostro, si è nata a Bascia. E che cosa è il problema? Che è un sito archeologico. Cioè, ci sono dei scavi da fare. Da noi è dovuto venire l'archeologo a fare degli scavi per vedere se possiamo fare i lavori. Cioè, il lato di sopra della casa già è quasi finito. Parliamo del lato di sotto. Ecco perché abbiamo avuto dei rallentamenti. Avete permessi che dovevamo continuare per fare la casa. Perché noi... Alcune persone hanno detto anche cattive, che ci avevano chiuso perché avevamo fatto le cose abusive. Ma noi se le avevano fatte abusive, le avevamo finite da noi la casa. Ci stavamo vivendo pure dentro. Ma secondo me si fa di la casa abusiva. Bravo. Invece noi, proprio perché l'abbiamo fatta mamma di legge, abbiamo dovuto aspettare tutti i permessi e tutte le cose, anche perché il nostro architetto è molto molto preciso su queste cose. Mandatemi chiedere la piscina. Mandatemi i lavori che avete fatto per la piscina. A noi non è niente abusivo. E se potete farla. Abbiamo pagato ogni permesso profumatamente. Guardate, costa tanto, con più permessi più che lavori.
Hai preso il permesso della piscina nel 80% nel suo già. Quindi le persone sono cattive, è giusto, no. Non mangio un bello sedio alla faccia vostra. Ma era enorme sto cetriolo, mamma mia! Cioè raga, amo, fai dei segnali alla testa. Amo, è già! Fai dei vicino alla testa tua. Wow! Anna, ma ho fatto un cazzo. Guarda com'è buona. Troppo buono. Continuiamo a rispondere. Che fine faranno i mobili della... Perché? Perché gliel'hai tirato a papà? Si è arrabbiato, perché si è arrabbiato la mamma? Ah, perché lui mi ha buttato l'acqua addosso. No, ma no, stava scherzando. Mi difende. Il zucchero mio. Difendi a mamma. Sta scherzando papà. Comprerete la macchina a 50 danni, non vi spaventa. Ma pure la 500, perché ci muore? No, la 50 prima quando non è ancora maggiorenne. Guarda, a me è un po' mi spaventa. C'hanno 16 anni. 16 anni. Molto di 3 anni. A 15 anni si è accattato la macchina a 50. Fra 10 anni. No, fra loro non è, fra 12 anni. Cioè, ciò di uscire la macchina che vuole, perché la macchina che vola. Quindi alla fine cosa quando pensi che vi trasferirete, ci chiedono? Quando ci arrivano tutte le carte vi faremo sapere. Vi diremo aggiornati. E non possiamo dire una data. No. Vai tu. Stiamo facendo la legge casetta. Voglio la legge casetta. Ma mangio bello ravioli, è meglio non pensarci. Sono buoni ravioli, io li faccio sempre. Di carne, eh? Ma vogliono sapere, quanti anni ho, sei bellissima. 50 anni. Amo, non sbaglia. Quanti anni ho? Prima di tutto 52. A farsi domande. No, amo, devo fare il video su TikTok di questo. Ehi, amo, mangio. Aspetta. Mi interrompono un attimo là. Io devo proprio niente. Ma dove sta? Ma dove bisogna fare? Comunque ragazze, quanti anni ho? Non volevo dire tu quanti anni ho? Ve lo faccio dire da Dario, eh? Così ci credete. Amo, dici la verità. La verità? Che la verità... 43. Quanto? 43. Andiamo, dici la verità. Si credono. Tu hai 43 anni. Amo. 43 anni finiti. Ma se ne faccio 27, perché devi dire la bugia? Ma se ne avevo 22, aspetta, vai a redamo tu. Sì. Amo, per me il tempo torna indietro, perché sono una dea. Per me il tempo torna indietro. Per me non esiste il tempo, ragazzi. Il tempo è relativo per le idee, perché noi siamo, ci troviamo sull'Olimpo. Sull'Olimpo non c'è l'età, c'è solo la bellezza. Questa è la costante. La costante è la bellezza. Sullo Pippo ci va. Ma buono cetriolo. Metti un po' anche nella salsina piccante. Troppo buono. Dani, com'è buono? Rispondiamo alla tua domanda. Avete, avete chiesto se Daniel è cattivo e bravo. Daniel è cattivissimo. No. Ma giusta! È buono. Le mangialo. Allora è buono, Dani.
È un angelo, ragazze. È vero? È bravissimo. Non si riesce a spiegare. Comunque, ragazze, rispondiamo a questa domanda che ci ha fatto questa ragazza. Tre cose che ti piacciono dell'altro. Tre cose che ti piacciono di me. Nessuno. Amore, ma arrivi due da mamme. Ma no, ragazze, le mangia tutte. Tre cose che ti piacciono di me. Che precisa. Ti ci vedi presto la mattina. Sta sfottendo. E poi l'altro, talmente che è complicata, è difficile anche a dire. Che cucina. Che cucina. Che servizi. Andiamo. Ravel di noodles. Più di tre, una gita. Dici la verità, di perché tre cose che ti piacciono di me. Allora veramente non ti piace niente di me? No. È vero, papà. Daniel, papà mi sta... Mamma! Mi sta umiliando, difendimi. Cioè, i bei capelli. Ma che c'entra? Cose caratteriali. Caratteriali. Ah, che sa cucinare. Sa cucinare. Boh. E più. Ne vuoi più a papà? No. E un panino. Vuoi lo yogurt? Questo è mio. Vuoi bere là? Vuoi là? Va bene, ragazze. Altra domanda. Un'altra domanda. L'ultima, perché poi questi qua me li voglio mangiare su TikTok. Venite su TikTok venite. Vedere come mi mangio questi qua. Venite con Patti che TikTok. Vado a venire, ragazze. Dario, cosa faresti se Carlita ti lasciasse? Ucciderei, ragazzi. Non potrei vivere. No, ma dici la verità. Non ne vuoi più, abbiamo capito, mammina. Se li mangia papà. Dada. Ah, grazie. Dada. Io. Amore, io ti sei sicuro che non ne vuoi più. Non vuoi più. Però vuoi Smartin? Vabbè, no, non ne vuoi più. Amore, sì. Veramente, che faresti? Martina. Non potrei vivere più. Giura. E che faresti senza Daniel? Mi andrei a mangiare. Andiamo. Ma no, proprio mio, guarda come mi chiamo mai. Quando vado a chiamare? Vieni, papà. Guarda. Che è successo? E vedi che cos'è? Ma dove? Non capire, devo cercare. No, no. No, no. No, visto per te. Saluto a nonno. Ah, ma sta cazzo là. No, no. Daniel. È la luce. È la luce, non si vede, sto scuro, nonno. Non c'è più. Andiamo, vieni. Papà, non c'è più, Daniel, guarda. Sta solo mamma è rimasta. Stronzo. Allora vogliamo sapere, eravamo rimasti. Cosa faresti senza Daniel? Potrei vivere più. E senza di me? Più. E senza di me? Lo puttisse proprio. Dici la verità, amo. Se io ti lasciassi. Stare male, vabbè, papà. Se io ti lasciassi, che faresti? Già si stavano come sto scendendo le lacrime. Beh, ragazzi, con questo vi salutiamo. Mandiamo un bacio grande. Vi aspetto su IG e soprattutto su TikTok, dove adesso devo fare dei video mangiando queste cose. E, ma lasciate like al video e commenti. Ciao! 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 E non dite più cattiveria sul fatto della cattiveria. Casa. Ah, ah. Stacca, mo. Ah, ah. Andiamo su TikTok, gli amici di TikTok. Papà.